Giù la visiera! Cazzo a martello! Gas! Citazione di Guido Meda da parte tua, caro Trust, e via, andiamo. Attenzione. Subito! Findex gira davanti a Piero, non ho contatto, è caduta di Motero immediata. Motero giù. Molto importante la partenza di Findex perché è molto difficile sorpassare, come vi ho detto prima, quindi aggiudicarsi la prima posizione. Attenzione, Simo Piova in seconda posizione. Oh, Simo Piova è andato a passare Piero, che la perde anche contro Ricky la posizione. Bravissimo, sta scivolando Piero. Indietro Piero. Bravissimo Piero a rispondere subito immediatamente a Simo Piova. Ah, ecco, ha recuperato allora, ha recuperato, perché mi era sembrato che sì, Ricky sì, avesse sì. fregato, invece era Jack Henner che è venuto su alla grande. Che partenza, no Ricky, no disastro. Sì caduta di Ricky e grande partenza di Jack Hammer, che dalla settima posizione è stato bravo con sul verde davanti. Vindex per ora tiene la leadership della corsa con Piero che lo insegue, con Jack Hammer lì vicino. E adesso ecco, eccoli, infatti chiedevo alla regia di portarceli. Strategia. Sono molto vicini. Piero ha fatto meglio le S ed è uscito meglio prendendo un po' di scia ed è molto vicino adesso a Vindex. Però no, il podio delle altre finals, perché magari comunque ti tengono d'occhio i team anche se non entri direttamente nel draft, no? Trust. Sì, come abbiamo detto prima, Rosario, cioè quella dove ci sta più livello. Attenzione, Piero! La sbaglia. Forse è fregato un po' dalla scia, come dicevamo prima di Michael, però sì, forse una svista per lui, una disattenzione, è arrivato leggermente lungo. Vediamo. Perso tanto, difficile sarà recuperare perché Vindex è sempre perfetto, ma Piero ci prova subito con una staccata disperata alla 1, mentre Piova arriva vicino un po' a Jack Hammer. Tiro di verde adesso per Michael. Stanno girando tutti e due, secondo me, con un ritmo infernale. L'ha ripreso Piero e di nuovo negli scarichi. E di nuovo negli scarichi di Vindex. Quindi è un po', diciamo, devi trovare un compromesso. L'assedio di Doug Bright. Che attacco. Che va. Prova ad andare dentro dall'esterno. Se qui ci può provare come nella realtà l'attacco di Dark Bright. E va, intanto Vindex fa paura, 43-1, che giro di Vindex. Bellissimo il sorpasso di Dark Bright, Rosario. Proprio come nella realtà, lì ha aspettato, ha fatto una traiettoria più stretta e lo ha fregato all'interno. Poco da fare per Joel Clay. A fregarlo. Un piccolo errorino Vindex l'ha fatto, ma Piero non ne ha approfittato più di tanto. Traguardo con Vindex sempre davanti, con Piero che lo segue. Stacca fortissimo e si avvicina in staccata tanto. Gli passa davanti ovviamente Ricky. Attenzione perché Piero qui è vicino. Sì, assolutamente. Sarà forse l'hard all'anteriore, però chissà. Comunque adesso è molto vicino. Può essere anche una sbavatura. 42 e 9. Questo ragazzi è molto molto frustrante per il pilota che sta davanti. Che rischio ancora sul salsicciotto. Diversa, il muraglione. Rischia di infilarsi qui. 14, staccata difficile in discesa, si può anche andare per terra. Che rischio, no, l'ha fatta bene, l'ha fatta girare benissimo. Adesso può prendere la scia di Vindex e fregarlo. Sì, Ross, probabilmente lo farà. È vicino, Piero, è il momento, lo affianca, lo sfiora anche e stacca forte e lo passa. Sorpasso incredibile, vediamo se riuscirà a tenere contatto tra i due. Vindex gli rimane incollato. L'hard di Piero che fa la differenza, tre giri dalla fine, arriviamo, traguardo, Piero davanti per la prima volta in questa gara. Bella gara, molto bella. Ancora sì. Piero. Peccato per la caduta iniziale, però sesta posizione ha recuperato tanto. Eh sì, e infatti comunque poi per concludere il corso su Brusia le sue spalle vicinissimi. Sono vicinissimi. 9 su 10. E Piero. Incredibile. Traiettorie diverse. Mamma. Farà leggermente meglio Piero qui, ma fa bene Vindex a provarci fino alla fine, incredibile. Vindex che cerca traiettorie più strette, ma ovviamente ha meno spinta poi in uscita. Esatto. Di prendere la scia da Michael. Dategli due posti al draft, se lo meritano questi ragazzi, due posti al draft. Perché chi vince ovviamente ci va, ma chi perde lo meriterebbe a maggior ragione dopo una gara così straordinariamente equilibrata. Al limite poi inizia adesso l'ultimo giro con Jack Hammer. No! Simo Piova anche grande gara, sempre rimasta attaccata a Jack Hammer. Jack Hammer lì è terzo e Simo Piova quarto. Eccoli, vediamo davanti la lotta.
È Piero che ancora rischia. Vindex è più pulito ma è ancora dietro. Piero sta dando tutto, sta dando più di tutto. Ha la gomma posteriore hard, l'altro ha la media. Si avvicina qui leggermente. Vindex cambia di direzione. Vediamo in questa destra, molto difficile. E soprattutto non bisogna guidare aggressivo nell'ultimo giro, perché sennò si perde. Bisogna stare concentratissimi e fare meno metri possibile. Ci pensa tirandomi giù o comunque lo passo. 42,8 per Ricky, il giro veloce, ma comunque sia, non che gara sarebbe stata. È lontanino, è difficile, è difficile. Sì. Vediamo adesso come affronterà questa destra Piero. E poi ci sarà un'ultima curva prima del rettilineo. Vindex! Che prova! No! Piero per terra! Vindex! Incredibile colpo di scena, Rosario è entrato come se non ci fosse un domani, avevi ragione tu! L'ha cannonato Vindex! Avevi ragione tu, gliel'ha tirata! L'ha cannonato, tutto o niente! Ma... Tutto e va, vince! Vince! Senza investigation, ma era forse penso un po' da under investigation! Penso ci sarà un under investigation! Vindex davanti a Jack Hammer e Simo Piova, Piero comunque quarto, nonostante la cannonata, sarà arrabbiatissimo. Vediamo i risultati finali a questo punto con gara. Vindex che vince davanti a Jack Hammer e Simo Piova, poi Piero Ricciuti quarto e poi Doug Bright, Ricky, Joel Clay, Yorka, Brussi, Tommy e Motero. Ricky 42 e 6, ragazzi, ha fatto un giro clamoroso.